Filonia, ci commentiamo innanzitutto ieri, partiamo da ieri. Assolto perché il fatto non sussiste. Assolto perché c'è ancora un articolo 21 della Costituzione che funziona, per cui liberamente ognuno può dire, pensare ed esprimere quello che vuole e dove vuole, a prescindere dal tesserino o meno. Perché a proposito del tesserino dobbiamo dire che ho richiesto un accesso agli atti del mio fascicolo all'Ordine dei giornalisti regionale di Sicilia e mi sono state negate alcune carte di cui io sono a conoscenza. 16 giornalisti hanno inviato una lettera all'Ordine per non iscrivermi, dove tra le altre cose in questa lettera si diceva che erano pronti a consegnare o a strappare il tesserino se eventualmente sarei stato iscritto. Così non è stato, il tesserino non l'hanno strappato, la lettera non mi è stata consegnata, come anche una lettera di un nipote di un boss mafioso che è stata allegata agli atti. Mi ha detto il segretario regionale che ho rotto i coglioni e che queste lettere, dice lui, non me le dà. Adesso vedremo se salteranno fuori, perché se ci sono in questa lettera rilevanze penali, io voglio andare avanti perché voglio vedere chi sono questi giornalisti col tesserino che non volevano la mia iscrizione. Ma il segretario nazionale ti ha detto, Jacopino ti ha detto che tu potevi accedere agli atti, è tuo diritto. Sì, ma mi ha detto anche un'altra cosa, che queste lettere che sono arrivate all'ordine non erano nel mio fascicolo ma erano personali, quindi non li posso richiedere.